Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con i webinar Natur. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Nicoletta Merli. La dottoressa, dopo il suo percorso di studi, si appassiona al mondo naturale ed olistico, spinta da esperienze personali, anche di vita, che la avvicinano all'approccio olistico del prendersi cura della persona. Ritiene che solo attraverso un giusto equilibrio anima, mente e corpo sia possibile trovare il proprio benessere e raggiungere in piena consapevolezza lo stato dello stare bene. Per questo poi si specializza in naturopatia, consulenza in fiori di Bach, consulenza del benessere, consulenza in nutrizione e counselor analitico transazionale. Collabora anche poi con più medici per poter offrire un approccio olistico al paziente oncologico, offrendo tecniche di rilassamento che utilizzano strumenti quali il restorative yoga, la meditazione, la naturopatia di supporto sia in prevenzione che in follow-up, nonché percorsi personalizzati di life coaching e counseling oncologico. Opera nello studio Il Faro di Melegnano, a Milano. Un laboratorio di benessere dove tutti possono sperimentare varie discipline e trovare la propria strada per il raggiungimento di un nuovo equilibrio e di uno stato di benessere. Conosce e consiglia da molti anni i prodotti Natur, sia integrazione, floriterapia e PNEI. Per questo oggi terrà un webinar per voi sulle allergie e come affrontarle con i nostri rimedi naturali. Bene, ora lascio la parola alla dottoressa Merli e buona visione a tutti. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono molto contenta e onorata che la Natura mi abbia dato questa opportunità. Ecco, oggi parleremo di come affrontare in maniera naturale una problematica proprio stagionale, quindi le allergie. Allora, vediamo un attimo. Dunque, adesso sto cercando di mettervi le slide. È già la prima slide, non riesco a andarla avanti. All'invio della slide. Scusate. Beh, comincio a parlare, poi vediamo se riesco a farvi vedere la slide. Comunque, che cosa sono le allergie? Allora, le allergie sono causate da una risposta eccessiva del nostro sistema immunitario verso delle sostanze che in realtà non dovrebbero darci problemi, dovrebbero essere anche innocue. Quindi c'è una risposta eccessiva, di fatto nel soggetto allergico si trovano elevati livelli di IgE, cioè di immunoglobuline che sono proprio di un gruppo di anticorpi connessi alle reazioni allergiche. Le allergie possono interessare vari apparati, quindi e manifestarsi con anche manifestazioni molto diverse tra di loro e con livelli anche di gravità diversa. Allora, le più note sono l'arenite, l'asma, le allergie alimentari, le allergie da contatto. Oppure le allergie famose delle punture d'insetto, e poi, come dicevo, i disturbi possono essere da lievi a invece molto più gravi. Il trattamento terapeutico, quindi l'approccio, diciamo, naturale alle allergie, non deve essere rivolto esclusivamente al sintomo. Ma bensì deve andare più in profondità, cioè deve essere indirizzato all'estinzione proprio del processo infiammatorio sottostante. Quindi in maniera naturale si può trattare sia il sintomo, ok, la sintomatologia allergica, ma con un occhio diverso, cioè nel senso dobbiamo anche andare a conoscere e studiare bene la causa di questa allergia e soprattutto cercare di quantomeno diminuire questo processo infiammatorio che c'è nell'organismo. Ora, quali sono i principali sintomi delle diverse forme allergiche? Io ci provo un'altra volta a fare andare avanti le slide, ma Dottoressa, scusi se la interrompo, se dica. vuole trovare sia con le frecce sopra e giù o a destra e a sinistra oppure con i tasti pagina in su e pagina in giù.
perché magari non funzionano le frecce, ma vanno in pagina in su, pagina in giù. Allora, pagina in su e pagina in giù con i tasti. Allora, no, va né uno né l'altro, fantastico. Qua. Altrimenti se vuole magari anziché visualizzare l'anteprima proprio dal bottone presentazione può cliccare anche da là le varie pagine e mandarle avanti. Allora, aspetti, presentazione, allora condividi schermo, allora no. No, non riesco a... Ecco, forse così. Oh, là, ce l'ho fatta. Perfetto. Perfetto, benissimo. Quindi dicevo, i principali sintomi nelle diverse forme di allergia. Abbiamo la classica allergia respiratoria che si presenta con degli starnuti, una secrezione nasale acquosa, un prurito, le famose congiuntiviti. Poi l'allergia alimentare. Che può essere, che si può presentare con dei sintomi molto violenti anche su iniziali, l'indigestione, prurito, oppure dei pruriti al cavo orale, la nausea, il vomito, e poi le famose allergie da contatto, come la dermatite allergica da contatto, gli eczemi che creano disagio, prurito, e poi sono reazioni che possono, diciamo, provocare una reazione immediata quale l'orticaria, però possono anche poi ripresentarsi oppure essere anche molto più volente, quindi coinvolgere anche molte più aree del corpo. Ora, di fronte appunto a questo mare, diciamo, importante di patologie, di allergie, di sintomi soprattutto, dobbiamo attuare una terapia specifica. Per attuare una terapia specifica dell'allergia è importante individuare in che fase il soggetto si trova della patologia. Abbiamo una prima fase che è la famosa fase reattiva. Cioè, l'allergia si presenta con una sintomatologia acuta. In questo caso, i rimedi naturali che ci vengono incontro, in aiuto, sono il Ribes Nigrum, che lavora come un antiallergico ad azione rapida e lavora su tutte le mucose, quindi ha un po' come fosse appunto un cortisone naturale. Abbiamo poi la Nigella sativa, che riduce la sintesi di TNF-alfa e aumenta anche i livelli di interleuchina 10, perché dobbiamo ricordarci che nel soggetto allergico spesso incontriamo appunto dei livelli di interleuchina 10 bassi. Quindi la Nigella sativa riduce sia la sintesi del TNF-alfa che aiuta ad aumentare questa interleuchina 10. In caso di rinite, ma soprattutto anche di asma, è interessante l'issopo. L'issopo inibisce il broncospasmo e poi abbiamo un altro interessante, una resina molto interessante anche per le allergie, che è una resina ricavata dal pino marittimo francese, che è composta da diversi polifenoli ed è interessante proprio per la sua azione sia antiallergica, ma soprattutto antinfiammatoria. La Natura ha messo a disposizione due fitoterapici, comunque due prodotti interessantissimi. Uno, come dicevamo prima, il discorso che serve sia per sedare la tosse, ma soprattutto anche per gli attacchi d'asma, che si chiama Issopro, proprio dal nome di base della pianta, l'issopo. E questa pianta è utilissima nella fluidificazione. E poi, come dicevo prima, questa resina che può essere utile soprattutto nel discorso antinfiammatorio. Quindi, di fronte, ripeto, al sintomo più di reazione allergica, reattiva, questi sono dei rimedi che danno dei buonissimi riscontri. È chiaro che dobbiamo poi pensare che appunto l'allergia, come dicevo prima, non è soltanto sintomatica, ma c'è anche proprio un discorso infiammatorio alla base. Quindi passiamo ad un'altra fase. Passata la reazione immediata, diciamo di reattiva, abbiamo la fase di deposito.
In questa fase il soggetto allergico necessita proprio di drenare le tossine e riattivare il sistema immunologico. Per quanto riguarda il sistema immunologico, sempre in natura, troviamo un rimedio estremamente importante, che non è utilissimo non soltanto per le allergie, ma come modulante del sistema immunitario, e si chiama Superbran. Il Superbran è appunto un composto ricavato dall'emicellulosa della crusca di un antico riso viola cinese, che adesso poi si coltiva in Giappone. E questo riso è in grado di ridurre i sintomi delle allergie, perché sopprime proprio la degranulazione dei granulociti basofili, che sono proprio questi serbatoi naturali di istamina e che sono poi responsabili delle manifestazioni allergiche. E anche alcuni studi hanno evidenziato, proprio come per la Nigella sativa, un aumento dell'interleuchina 10. Quindi assolutamente importante andare nella fase un pochettino più profonda e quindi riequilibrare l'organismo anche a livello immunologico. E poi importantissima anche la depurazione, cioè drenare e depurare l'organismo, togliere tutte le tossine. E come si può fare? Beh, allora intanto le piante utili alla depurazione sono il cardo mariano, quelle più note, tarassaco e anche desmodio. Desmodio depura molto bene in profondità il fegato. Ma poi abbiamo un aminoacido sintetizzato dall'organismo interessantissimo, che è il glutatione, che rappresenta proprio la molecola più importante di disintossicazione delle cellule stesse, che è a disposizione del corpo umano. Per cui in una fase più profonda io consiglio appunto il discorso un riequilibrio immunologico e una depurazione dell'organismo. Ora, il Superbran Med è assolutamente il fiore all'occhiello, secondo me, del prodotti Natur, proprio perché veramente interessante. Tra l'altro, se voi volete, c'è anche pubblicazione su PubMed, quindi scientifica, e soprattutto proprio come modulante del sistema immunitario. Si consigliano 3 tavolette, quindi nella fase anche proprio di disintossicazione dell'organismo, e poi in prevenzione da settembre o comunque nei periodi primaverili piuttosto che autunnali, una tavoletta ogni 3 giorni. E tra l'altro, ripeto, non è specifico esclusivamente solo per le allergie, ma è un prodotto che lavora veramente ad ampio spettro, proprio perché va a riequilibrare i disequilibri immunitari. E poi, come dicevo, il glutatione sotto forma ridotta, che è uno dei maggiori antiossidanti che troviamo appunto naturali. Ora, quindi, ripeto, quindi c'è una prima fase reattiva, una seconda fase appunto di disintossicazione dell'organismo, e poi è chiaro che abbiamo anche un'altra fase da tenere in considerazione, la fase di impregnazione, cioè si tratta di una fase in cui la problematica allergica è recidivante. E quindi la strategia terapeutica deve contenere soprattutto i danni che si possono creare alle mucose e dei vari organi. Allora, in questa fase io consiglio l'uso della micoterapia, in particolare il Reishi, il Ganoderma lucub, che è proprio un fungo in grado di apportare un bilanciamento autoimmunitario. Di solito si assume sul grammo, il grammo e mezzo di fungo, dipende poi da come è composto, da composizioni varie. E poi ne esiste un altro specifico che si chiama Chaga. Il Chaga è in grado di inibire le sintesi che avevamo visto prima delle IgE. Altri, sia fitoterapici che diciamo anche micoterapici che potrebbero essere utili. Allora, beh, nei fitoterapici sicuramente l'olio di perilla, che è ricchissimo di acidi birelli IgE, ma non solo, ma anche la quercetina. La quercetina è specifica proprio nella sintomatologia dell'asma,
e delle riniti allergiche. Quindi è consigliabile anche associarla al famoso isopro precedente. Poi degli studi hanno portato avanti anche l'utilizzo della magnolia, ma perché la magnolia e la Natura ha tra l'altro Magnolmin, la magnolia abbassa le interleuchine, la famosa interleuchina IL-17, che è un'interleuchina estremamente proinfiammatoria. Quindi la magnolia è utile ovviamente nelle patologie allergiche perché, come abbiamo visto prima, c'è comunque una reazione infiammatoria importante, ma non solo, anche in tutte quelle patologie autoimmuni. Per cui il Magnolmin, di solito una capsula al mattino, aiuta comunque a tenere modulata o comunque basso lo stato infiammatorio. Ecco qua per esempio vediamo un prodotto che io utilizzo parecchio della Natur, della Quercitin Plus, che è composto da quercitina, bromelina e vitamina C che aiutano un pochettino la sintesi, è il prodotto più biodisponibile, e poi anche l'ortica che appunto riduce gli stati infiammatori. Infatti, come dicevo, la quercitina è uno dei più comuni flavonoidi. Viene isolato da diverse specie di piante come l'ipocastano, la calendula, il biancospino, la camomilla, il ginkgo, l'iperico, e è proprio in grado proprio di abbassare gli stati infiammatori e anche di evitare le reazioni allergiche. Allora, quindi diciamo che a seconda delle tre fasi in cui ci troviamo di fronte al nostro alla persona allergica, dobbiamo capire come agire. Quindi inizieremo, se siamo di fronte, come dicevo prima, ad una reazione allergica molto visiva, proprio reattiva, utilizzeremo determinati composti. Però poi dobbiamo, quando anche passa questa reazione, aiutare a desensibilizzare l'organismo all'allergene. E quindi io di solito ai soggetti allergici ci consiglio ovviamente di fare un percorso che comprenda queste tre fasi, ok? E poi di lavorare sempre un mese prima, a seconda del tipo di allergia ovviamente, un mese prima, in questo caso della primavera, piuttosto che in settembre c'è l'ambrosia, eccetera, a cominciare a depurare l'organismo e in modo che abbassando questi stati infiammatori l'organismo sia meno reattivo ovviamente all'allergene. Poi mi chiedono tantissimi: ma cosa devo mangiare, cosa non devo mangiare? Allora, adesso io ho sintetizzato molto velocemente in questa slide. È chiaro che innanzitutto bisogna capire, esatto, se uno sta facendo una depurazione dell'organismo, determinati alimenti pro-infiammatori dovrebbero essere quantomeno eliminati per un mesetto. Questo non vuol dire io non tolgo gli alimenti totalmente, però è chiaro che nelle fasi di depurazione dell'organismo, diciamo che in queste fasi, ecco, determinati alimenti sconsiglio vivamente di mangiarli. Adesso mi viene in mente il latticino perché contiene caseina, quindi pro-infiammatoria. Poi, nel caso appunto delle allergie, gli alimenti che contengono allergeni sono le arachidi, i kiwi, le solanacee ad esempio. Le solanacee come peperone, melanzana, pomodoro possono, contenendo allergeni, dare molto fastidio. Il frumento, il glutine e derivati. Poi il latte di animali e derivati, come dicevo prima, la carne di maiale, gli insaccati, il cioccolato, i crostacei, l'albume, le fragole e tutta la frutta secca in generale. Siccome però mi dicono sempre, ma lei mi toglie, adesso non mangio più niente, no, io dico, no, allora togliamo, ma dobbiamo poi sostituire, ok? Ma allora, per esempio, invece di mangiare del frumento, io consiglio, allora, il grano saraceno, cioè il senza glutine, grano saraceno, ad esempio, va benissimo,
chiaro che non nel periodo estivo perché un pochettino scalda il saraceno, però comunque grano saraceno, un piatto di grano saraceno va bene. E poi degli alimenti che vediamo qua un po' particolari che magari non conoscete, però per esempio le uova di quaglia sono delle uova, è vero, piccolissime, cioè è chiaro che bisogna avere 20 uova per poter fare una frittata, però vabbè, parte le 20 uova per fare la frittata che mi rendo conto che non è facilissimo e semplicissimo farle, però per esempio che ne so, in una torta, eccetera, aggiungere un po' di uova di quaglia che inibiscono proprio le IgE. E questo è interessante, oppure come dicevamo prima, i flavonoidi in generale sono degli antistaminici. Allora in cucina possiamo utilizzare le cipolle, il prezzemolo, le mele, i broccoli, i legumi, la lattuga. E poi dico sempre di utilizzare erbe aromatiche, quindi che sono, riducono anche queste il rilascio di istamina, lo zenzero, il basilico, il finocchio. E l'alga spirulina, ecco, l'alga spirulina è interessantissima. C'è un prodotto della Viridian che si chiama mi sembra super spirulina, che è appunto interessante perché, vabbè, oltre è ricchissima appunto di sali minerali, vitamine, ferro. E può essere la polvere anche, se non la capsula, aperta e magari inserita in un frullato piuttosto che in una passata, eccetera. Anche il ginkgo biloba è interessante e la radice di liquirizia. Poi esistono dei rimedi utili nelle allergie intestinali. Spesso, appunto, soggetto allergico di solito mi parla anche di problematiche intestinali causate appunto da allergeni. E quindi quando un regime alimentare antinfiammatorio non è sufficiente, proprio perché il fisico è molto reattivo all'allergene, allora associo la glutammina, alcuni enzimi digestivi che possono essere appunto utili proprio per un discorso di digestione, lo zenzero che è un antinfiammatorio interessante e l'MSM che è il metilsulfonilmetano che è in grado proprio di prevenire sia l'invecchiamento ma ha un'ottima azione antinfiammatoria. Poi come bevande o anche tisane, consiglio il tè verde, tisana all'ortica e io comunque inserisco sempre della vitamina C. Vitamina C, mi raccomando, non sintetica, perché queste vitamine, ecco, la vitamina C, per esempio la rosa canina, è ricchissima di vitamina C. Quindi anche a volte aiutarsi con una compressa appunto di rosa canina va benissimo. Ok. Quindi vediamo che, ripeto, il mondo delle allergie è vastissimo. Individuare bene il rimedio corretto non è anche facile perché a volte si sommano da una serie di fattori. Però avere già uno schema da seguire che riguarda appunto capire se siamo in una fase reattiva, se invece è un soggetto che comunque è recidivante, eccetera, quindi capire di utilizzare per ciascuna persona che ci troviamo appunto davanti una strategia ad occhio. Infine, vi voglio parlare anche di un prodotto un po' particolare che è Sneeze. Questo sono dei fiori, sostanzialmente basato su due fiori australiani interessanti che aiutano proprio a riequilibrare un po' il nostro sistema nervoso. Perché? Allora, se, come dicevamo prima, il metodo della desensibilizzazione è un metodo corretto, è utile che non sia solo applicato al fisico, quindi alla materia, ma anche sul piano psichico. Perché a volte, e poi vabbè, qui deve subentrare il discorso più della psicoterapia, perché a volte appunto queste allergie noi siamo, come dicevo, mi hanno presentato benissimo, nel senso che io penso che appunto noi non siamo solo corpo, siamo spirito, ma è corpo, anima, mente, quindi
c'è una correlazione anche tra la reazione allergica, i miei ponfi che escono e magari una rabbia che io tengo dentro. Quindi la floriterapia, lavorando più sullo stato emotivo, è comunque interessante perché potrebbe dare una mano. Ovviamente il soggetto allergico si deve un po' confrontare su quali possono essere le sue paure, ciò che teme e quindi questo rimedio potrebbe aiutarlo. Ecco, diciamo che insomma il panorama della problematica allergica è una problematica molto ampia. Io nel mio studio, eccetera, cerco di parlare molto con la persona che ho davanti perché devo capire effettivamente che soggetto ho davanti e quali possono essere anche questi stati emotivi che comunque anche di ansia, di stress, che poi possono sfociare in una reazione anche allergica. Bene, io mi fermerei un attimino qua per capire se ci sono delle domande, se volete, insomma, non è chiaro qualcosa, qualche passaggio, e vediamo, insomma, insieme. Sì, dottoressa, abbiamo già qualche domanda. Bene. Allora, io le leggo subito. Allora, la signora Paola ci chiede, il Ribes Nigrum Gemme, un DH, potrebbe andare bene? Come si può assumere? Grazie. Allora, sì, la gemmoterapia va benissimo, nel senso che assolutamente d'accordo sulla gemmoterapia. Ecco, lì a seconda del preparato idroalcolico o glicerico, qui bisogna vedere, però comunque di solito sono 50 gocce al mattino e 50 gocce alla sera. Nella fase allergica acuta si può arrivare anche sulle 120-130 gocce. Poi abbiamo un'altra domanda. I prodotti descritti si possono usare anche per bambini con rinite? Non ho sentito la prima parte. I bambini con rinite ci sono. Ok, e chiedono se i prodotti descritti, quindi i prodotti che erano presenti nella sua Sì. presentazione, se possono essere usati per bambini con rinite. Allora, assolutamente sì. Per esempio, io utilizzo, allora, vabbè, i prodotti Natur, adesso stavo per, allora, è chiaro che bisogna abbassare il dosaggio, chiaramente, ok? In particolare, invece, con la rinite all'isopro, va bene, va benissimo. Con la rinite allergica io utilizzo anche uno sciroppo a base di Ganoderma lucium. E lo sciroppino ai bambini piace perché è dolce e comunque mi va un po' a desensibilizzare l'organismo da quello che può essere l'allergene. E poi i fiori non ci sono problemi. Di solito adesso io questa composizione, non so se è idroalcolica, eccetera, ma piaceva, ci sono, per esempio, vabbè, io lavoro anche con i fiori di Bach, che c'è appunto, sono delle composizioni anche per i bambini, tranquillissime, che non hanno alcol all'interno. Al momento avevamo solo queste due domande, quindi non ne sono arrivate altre. Ok, va bene. Niente, ecco, diciamo che appunto per concludere un pochettino tutto il mio discorso è questo, cioè nel senso importante che allora si capisca la differenza che vogliamo un po' far passare tra la medicina allopatica e quella naturale. Cioè, la medicina allopatica è molto sintomatica, cura il sintomo, che per carità è chiaro che se io ho un attacco d'asma importantissimo, non è che posso agire non pensando al farmaco, ecco. Però poi il discorso invece della desensibilizzazione dell'organismo è chiaro che invece si può fare benissimo con un approccio naturale. Questo è la medicina che si integra, ok? Quindi diciamo che dal sintomo, ok, passiamo a un discorso di depurazione dell'organismo, di desensibilizzazione dell'allergene, in modo da arrivare a un giusto equilibrio, perché lo stato di salute è proprio l'equilibrio.
E a volte noi perdiamo proprio questo equilibrio che può essere anche dato da fattori ambientali, anche dallo stress, quindi esogeni, endogeni, insomma, entrambe le cose. Ecco, c'è chi poi sfoga con l'allergia, qui con altre, ahimè, purtroppo, altre patologie. È arrivata un'ultima domanda. Uno soggetto allergico dovrà sempre fare prevenzione o potrà liberarsi dalle allergie? Allora, guardi, io ho in casa un soggetto allergico, mio marito, magari allergico a me, no? Vabbè, comunque, questo soggetto allergico, mio marito, è un allergico da quando aveva 8 anni, asmatico, e quindi quando l'ho conosciuto era un disastro. Allora, sì, nel senso che ci vuole tempo, quindi quando arrivano anche da me per fare dei test sull'intolleranza alimentari è un discorso, l'allergia ne è un altro, ok? Quindi però se nel corso degli anni, perché adesso mio marito praticamente sono 3 anni che non utilizza più antistaminici, eccetera, però ci ha messo un bel po' per arrivare qua, con un discorso alimentare, un discorso di prevenzione, soprattutto nel mese precedente allo scoppio della primavera, piuttosto che del settembre, mi viene in mente l'ambrosia, eccetera. Creando questa desensibilizzazione dell'organismo, allora diciamo che piano piano si è desensibilizzato, quindi si può, ci vuole tempo. Ok, allora non sono arrivate altre domande, quindi Bene, noi possiamo chiudere qui. Davide. Ringraziamo la dottoressa Merli per il webinar E e io grazie a tutti, ringrazio voi. grazie mille e grazie a tutti i partecipanti per averci seguito e ci sentiamo al prossimo appuntamento giovedì prossimo. Buona giornata a Arrivederci, tutti e grazie. salve. Arrivederci.